Si è aperta e si è chiusa in Saniplast, l'azienda della famiglia Corioni, quella che è stata una lunga giornata per il Brescia, una giornata nella quale i dirigenti del club di Via Bazzoli hanno fatto la spola da qui a Villa Corioni, che dista pochi chilometri. È stato un lunedì parecchio concitato, un lunedì che ha portato all'esonero, che ormai era nell'aria, di Beppe Iacchini. La decisione è stata presa collegialmente, ma non senza dispiacere, come ad uno ci hanno comunicato tutti i dirigenti del Brescia. Purtroppo paga i risultati, perché noi purtroppo viviamo un calcio dove contano i risultati, mentre lui, io sono convinto, lo continuo a dire, che è un ottimo allenatore, ha fatto un buonissimo lavoro l'anno scorso e anche quest'anno. La squadra è molto preparata, però non vengono i risultati. Se nel calcio non arrivano i risultati, alla fine purtroppo paghi. Insomma. Avete sentito Iacchini? Avete comunque constatato che non aveva più in mano la squadra? No, questo non è stato la squadra, gli è stato solo comunicato l'esonero, punto e basta. Decisione dolorosa comunque? Molto. Ma è del presidente? Purtroppo sì, hai detto la parola giusta, noi siamo tutti amareggiati perché personaggio a cui eravamo legati e poi una persona sinceramente con la quale era piacevole stare e ci dispiace. Io ho avuto esonero, ma credimi, sono più amareggiato adesso di quando ero esonerato io. Ti chiedo se è stata una decisione collegiale o presa dal presidente. Ma è chiaro che quando ci sono decisioni di un certo tipo devi sempre avere la collegialità, però è stata discussa e chiaramente c'era chi sosteneva una cosa e l'altra, però alla fine si è deciso in questa maniera. Tu serve adesso un po' anche un esame di coscienza da parte dei giocatori? Ma l'esame di coscienza, quando i risultati non vengono, se lo devono fare tutti, i giocatori, lo staff dell'allenatore, la società,